Il mondiale da sempre è la competizione più imprevedibile, dove Davide può battere Golia. L'Italia la parte di Golia l'ha fatta diverse volte. La prima disfatta azzurra risale addirittura al mondiale inglese del 1966. L'Italia è nel girone con l'Unione Sovietica, il Cile e la Nord Corea. Dopo la vittoria con il Cile, l'Italia perde contro l'Unione Sovietica. Sarà decisiva l'ultima partita con la Nord Corea, squadra materasso della competizione, per lo più composta da dilettanti. Gli azzurri clamorosamente escono sconfitti. Il gol decisivo è segnato da un dentista. La squadra due volte campione del mondo esce sconfitta contro dei dilettanti. Il giorno dopo, all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, gli azzurri saranno accolti da 600 tifosi con in mano pomodori e uova.